Ora si Scusi, registrerà la conferenza. non si è collegato nessuno. Ecco, quindi buonasera a tutti, benvenuti al Comune di Parabiago, che è il capo convenzione del Parco dei Mulini. E io direi, lascio subito la parola all'assessore Quieti, che è appunto l'assessore all'ambiente e quindi coordina il Parco dei Mulini anche per conto degli altri comuni. Gli altri quattro comuni, Legnano, Canegrate, San Vittore e Nerviano. Grazie a tutti. Per me è sempre un onore presentare l'evento del Mulino Day, in quanto appunto è un evento condiviso da cinque comuni, che ha appena ricordato poco fa Valdassanto, a cui ovviamente si aggiunge anche il comune di Paraviago che ne è il capofila. Mulino Day è un'iniziativa che nasce nel lontano 2013, giusto? Su un'idea di Giacomo Agrati, che in questa edizione, come nelle due precedenti, vogliamo sicuramente ricordare. È un'iniziativa che serve per far scoprire e riscoprire la natura, quindi il plis dei mulini e soprattutto i bacini fluviali in esso presenti a tutti i cittadini. Quindi l'iniziativa ripercorre è composta da diverse attività. Abbiamo riassunto un attimino sul sito tutte queste attività e le parole chiave possiamo definirle come percorri, ascolta, gusta, impara. Insomma, sono veramente tante attività. Ricorda, appunto, Giacomo Agrati, partecipa. Quindi si va da biciclettate. Ha la possibilità di degustare i prodotti tipici ed eco, quindi di Parabiago e di tutto il Plis dei Mulini, ha iniziative volte a riscoprire tutte le attività che hanno fatto grande il nostro territorio, grazie proprio ai nostri corsi fluviali. Ricordiamo che dai mulini è nata l'attività industriale. Cioè, sono nate tutte le attività che poi si sono trasformate in attività industriali del nostro territorio e hanno creato anche la ricchezza economica che contraddistingue tutta la nostra porzione di territorio. Abbiamo coinvolto diverse associazioni, enti. Tutto per rendere possibile questo nel prossimo weekend, quindi venerdì, sabato e domenica 10, 11 e 12 giugno. Il prossimo. Ecco, ora possiamo entrare un attimino nel dettaglio di alcune iniziative. Abbiamo un esempio, non so, come possiamo. Adesso magari per ora. Sì, Aspetta, aspetta. sì. Eccoci. Posto. Quindi vediamo poi nel dettaglio le attività di questa edizione, questa decima edizione, che appunto è la prima dopo, eccoci qua, ecco, Mulino Day. Queste sono le attività che abbiamo fatto. Ecco, Mulino Day è sostanzialmente, come diceva prima l'assessore, un'esperienza di gestione, una festa condivisa, ecco, diciamo, ma anche una gestione del territorio particolare che si basa sulla partecipazione di tanti attori. Ecco, finora abbiamo avuto più di 60 attori, qualcuno c'è qui a questo tavolo, quindi li abbiamo invitati, sono molto contento. L'obiettivo di avvicinare al fiume, ma non solo il fiume Olona, ma c'è anche il Bozzente nel parco, il canale Villoresi,
le persone che abitano qui, che spesso e volentieri non conoscono bene il fiume, ma anche di interessare i visitatori. E in questa edizione, che è la prima post-Covid, abbiamo avuto davvero una piacevole così, rinascita, se così possiamo dire, perché di iniziative ne sono emerse tante. Questa è la mappa del Mulino Day con tutte le iniziative, tutto viene poi, è possibile scaricarlo sul sito, quindi possiamo avere una serie di luoghi tra Nerviano e Legnano dove si possono fare iniziative, ecco questo è il programma degli eventi tra venerdì 10 e il 12 di giugno. Ecco qui vi faccio vedere, ecco, prima di parlare delle singole iniziative che magari qualcuno qui presente vuole poi dirlo lui, abbiamo diviso le attività in diversi gruppi. La prima è percorri, quindi agli itinerari fai da te degli altri anni del Covid si sono aggiunte 3 camminate guidate, 2 biciclettate guidate, una che parte da sud e va a nord, una che va da nord verso sud, quindi 5 attività di percorsi. Poi abbiamo anche le visite, che appunto ovviamente gli altri anni non c'erano, erano fai da te, cioè c'erano ma erano sostanzialmente a distanza. Quest'anno abbiamo 2 visite guidate alle chiese Lazzaretti del nostro territorio, la chiesa della Madonna di Olsà e la chiesa di Santo Stefano a San Vittore, un'attività di board watching al Parco Castello, poi abbiamo la mostra fotografica al Parco Castello e i giochi per bambini, attività per bambini alla Valloggia a San Vittore Olona, nella zona del Mulino Meraviglia per intenderci. E poi chiaramente fai da te se volete visitare le nostre zone umide, giardini, aree naturali. Ascolta è una cosa particolare perché in questo periodo la natura si è risvegliata, la primavera è la stagione non solo degli amori ma anche dei concerti, quindi se volete sentire un concerto della Sinfonica della FOP di San Vittore andate, chiaramente non è una musica di quelle che ascoltiamo noi ma Rospi, Rane e Gufi eccetera eccetera, sicuramente meritano un ascolto. Tutte le sere c'è il concerto, così come anche nelle altre zone umide, ma con quanto anche è interessante anche altri canti di uccelli. Quindi ascolta vuol dire anche cercare di capire, di connettersi con la natura, quindi anche osservare la natura. Per poter capire cosa stiamo ascoltando e osservando ci sono degli strumenti elettronici, gli altri anni li abbiamo sperimentati, che aiutano a capire che cosa ci sta attorno. Quindi c'è un'app che si chiama iNaturalist che attraverso l'intelligenza artificiale, se uno fa una foto o registra il canto dell'animale, attraverso l'intelligenza artificiale ti dice che cosa potrebbe essere. Poi c'è una rete di naturalisti che poi aiutano a validare questa osservazione, ecco. Quindi, e questa cosa poi diventa anche un dato scientifico, quindi noi la utilizziamo per gestire il nostro territorio e viene utilizzato anche dal mondo scientifico per poter appunto studiare la fauna e la flora delle nostre zone. Disegno e fotografo vuol dire di fare come in passato, vi ricordate c'erano mostre d'arte all'aperto, c'erano artisti che disegnavano nel Parco dei Mulini, adesso siamo ancora con due mostre fotografiche online e una mostra d'arte online con l'invito di ritornare lungo il fiume a disegnare, a fotografare, anche perché abbiamo partecipiamo a Wiki Love Monument, che è un concorso fotografico
mondiale appunto che si avviene nel mese di settembre, ma si scattano adesso le foto per poterle caricare sul concorso fotografico. E poi abbiamo anche tutti i nostri testi, mappe, tutto quello che è stato digitalizzato in questi anni, in particolare negli anni del Covid, che può essere letto e fruito, appunto invitando di farlo all'aperto. Questa che vedete nell'immagine è la mappa più antica del nostro territorio. Siamo all'inizio del 1600, una mappa conservata al Consorzio Fiumolona che abbiamo digitalizzato e abbiamo reso fruibile grazie anche agli studenti che lavorano con noi. E poi c'è, ha detto l'assessore, gustare i prodotti del territorio. Perché dobbiamo gustare i prodotti del territorio? Perché attraverso l'atto di acquistare e di mangiare questi prodotti riusciamo anche a coltivare il nostro paesaggio. Non abbiamo dei campi, fa niente. Acquistando i prodotti riusciamo a mantenere il nostro paesaggio, in particolare se pensate al latte, quindi tutto quello che ho collegato al latte, i prati irrigati lungo l'Olona, paesaggi che sono lì da almeno 1000 anni, ma probabilmente anche dai tempi dei Romani. Collegato a questi paesaggi ci sono anche dei servizi che si chiamano servizi ecosistemici, la biodiversità, la possibilità di percorrere quindi attraverso i sentieri, tutti questi sono servizi che ci forniscono questo paesaggio agrario che appunto possiamo coltivare mangiando. Il ricordo si fa sicuramente all'ideatore del parco del Mulino Dei, ma anche, visto che siamo ancora molto vicini al Covid, alla pandemia, anche a un'altra pandemia del nostro territorio, quella le pesti che ci sono state nel 500 e nel 600 e le tracce che queste pesti, non solo a livello storico ma anche fisico, hanno lasciato nel territorio. Sapete che c'erano lazzaretti in tutti i comuni e ci sono ancora, adesso non in tutti i comuni, ma a Nerviano c'è il lazzaretto, a Traviago sarà aperto la Madonna di Orsacco, il cimitero lì accanto, a Santo Stefano, alla chiesetta di Santo Stefano vicino al cimitero, anche lì c'era il lazzaretto. Dopodiché abbiamo invece due lazzaretti che non ci sono più, a Canegrate, che però c'è una cappella che è stata ricostruita circa nel luogo del lazzaretto, al Bosco Antico di Canegrate, e a Legnano invece lì non c'è proprio più niente vicino all'Olona, ma abbiamo individuato, grazie all'amico Baroffio, l'anno scorso, il luogo in cui sorgeva il lazzaretto di Legnano, e non a caso erano tutti lungo o vicino il fiume Olona, comunque lontano dagli abitati. Ecco, la natura ci richiama, quindi è un invito a tutti. Questa è la foto straordinaria di Stefano Fortunato, non nei suoi aspetti estetici, peraltro è anche fatta bene, ma perché quest'anno per la prima volta i nidi di airone, che già c'erano da alcuni anni nel Parco Castello, forse anche grazie al lockdown, sono diventati 4, quindi abbiamo sostanzialmente una garzaia, cioè una città degli aironi al Parco Castello di Legnano. Questi sono due pulcini che diventano subito grandi perché vengono alimentati a fior di pesce, no? che appunto che gli adulti trovano in zona e che sono lì da vedere. Ci sono allora dei piccoli di airone che sono già in giro a cacciare, e poi ci sono questi pulcini su due nidi che sono visibili. C'è un terzo nido che però ormai è tutto completamente coperto dalla vegetazione e quindi non si vede. L'abbiamo visto, l'abbiamo rilevato quando non c'erano ancora le foglie, c'era la mamma airone che stava covando le uova. Quindi questa è un ennesimo, direi, elemento che ci fa pensare, appunto, che ci fa ben sperare per il futuro, e ci fa pensare che già adesso
si è ricostituito un equilibrio ecologico che appunto non c'era da decenni e decenni, quindi dobbiamo tornare probabilmente a quasi 100 anni fa per ritrovare alcuni elementi, probabilmente l'airone neanche c'era. Quindi i pesci, l'airone mangia i pesci ci sono perché c'è l'acqua, non dico pulita, ma che comunque li fa migliore rispetto al passato, ma i pesci sono a loro volta predatori, quindi mangiano gli insetti, tutto questo, gli insetti ovviamente si nutrono anche di alghe, di fitoplancton, di altre sostanze, quindi tutto questo è una rete ecologica che si è ricostituita e che davvero merita di essere vista e merita di essere raccontata. Tutte queste iniziative ci aiuteranno a comprendere meglio questo territorio. Ecco, questa carrellata veloce era appunto è terminata, visto che abbiamo qui presenti anche delle associazioni che hanno organizzato alcune di queste iniziative. Io lascerei un attimino la parola a loro per raccontare brevemente la loro iniziativa. Poi per chi non c'è qui al tavolo, magari spiegheremo noi. Comunque tutto è poi presente e dettagliatamente spiegato sul sito. Allora, se iniziamo qui dai padroni di casa, Parabiago, iniziamo da quello che... I giovani, iniziamo dai giovani, allora prego. Per cui noi abbiamo scritto il programma 11 su due momenti, una mattina e un pomeriggio. La mattina abbiamo aperto Quindi ritrovo al mattino del 12 di giugno allo spazio 00, quindi quella vicino al Mulino Meraviglia, no? Ah sì, scusate, mi sono sbagliato nel programma. La camminata, ok, la camminata, sì, benissimo. Ok, sì, ho fatto il contrario. Grazie mille. Claudio De Agostini della Lega Ambiente di Parabiago. Abbiamo un po' di tempo,
Quindi densissima queste, la camminata e anche la biciclettata. Allora, ricordiamo Scout Legnano 1, è una delle due camminate, l'altra sarà una camminata di Nordic Walking domenica 12 a cura del gruppo Nordic Walking di Parabiago. Invece avremo un'altra escursione guidata con partenza a Legnano. Sarà una camminata alla scoperta anche del Legnano industriale, di quello che rimane della Legnano industriale. Poi abbiamo invece un'altra biciclettata, quindi Legambiente, Nerviano e Parabiago partono da sud, invece ci sarà una biciclettata che parte da nord, in particolare a partenza da Piazza Mercato di Legnano, da Piazza Mercato lungo il fiume verso sud. Quindi questo è, poi appunto grazie Claudio che hai parlato anche della chiesa, quindi c'è questa chiesa, c'è anche la chiesa di Santo Stefano e Enzo Mari vi saluta, non poteva essere presente per un altro impegno, e il suo gruppo hanno organizzato queste visite guidate. Abbiamo poi una mostra al Parco Castello di Legnano, una mostra di immagini naturalistiche molto belle. Abbiamo l'apertura del Parco Castello, il Museo Crespi Bonsai che è aperto e infine la Flower Farm presso il campo di Federica con le fioriture primaverili. Queste un po' sono le iniziative, ecco, poi dopo le altre ve le ho spiegate, osserva, fotografa, disegna, legge e guarda, eccoci qui, gusta, e le nostre applicazioni per poter partecipare anche come scienziati in erba, appunto come vi dicevo, nella citizen, cosiddetta scienza dei cittadini, per concludere. Mi raccomandiamo a tutti di seguire le regole, in particolare di tenerci lontani dalla fauna selvatica, purtroppo c'è qualcuno che si avvicina troppo
agli animali che stanno nidificando. Lo fanno magari anche con i cani non al guinzaglio, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio, non si esce dai sentieri, perché se si esce dal sentiero si entra nel campo agricolo, quindi andiamo a rovinare il lavoro che poi porta il giusto reddito agli agricoli, quindi assolutamente non bisogna entrare nei campi, anche se sono prati, che uno dice cos'è il prato, non è un parco pubblico il prato del Parco dei Mulini, è un luogo dove ci vive la fauna e ci lavora l'agricoltore. Ci sono poi alcune aree dove è vietata anche l'ingresso con i cani. Ecco, questo è un po' le regole del gioco che chiediamo appunto a tutti di seguire, proprio in particolare in questa stagione in cui tanti animali si stanno riproducendo. Ecco niente, poi dopo abbiamo anche la fortuna di avere anche gente che ci fa vedere dall'alto il nostro territorio, e queste foto da drone sono state poi pubblicate, come si diceva, nelle foto online, e ci permettono di capire un po' meglio come sta cambiando il territorio. Adesso come cambierà nell'area delle vasche di laminazione è difficile da raccontarlo, ci tenteremo, quindi Claudio ben venga la tua proposta di raccontarlo. Comunque diciamo che questa immagine ci dà l'idea di quello che sono le zone golenali, e questo è Parabiago, ovviamente sullo sfondo c'è Milano, quindi il modello è un po' questo qui: accanto al fiume le zone golenali con le zone umide, e poi ci sono aree dove appunto in caso di piena del fiume vengono allagate e poi l'acqua se ne ritorna nel fiume. Sono zone che verranno utilizzate pochi giorni, pochissimi giorni per la piena, il resto verrà utilizzato per l'agricoltura. Questa è un po' l'idea, però la racconteremo a parole durante la nostra Mulino Day. E c'è qualche altro intervento qui dei presenti? No, siete tutti... Prego, sì. Voi siete tutti giornalisti, giusto? Ok, no, scusate, non è che gli occhiali quelli giusti. Perché magari tutti sono contingentati, magari si presenta nel precedito a visitare, non ci sono. Allora, non, che io sappia, non ci sono prenotazioni, ma sono quasi tutti lì. Ah, loro. No. Quindi diciamo che in gran parte non si paga, ci sono però scritto nel programma anche la Flower Farm, mi sembra che è a pagamento. È indicato. Adesso non ricordo il loro QR code, l'avevamo scritto, sì. Ah, nel volantino l'abbiamo scritto, ok. Ed è un dato assolutamente preciso, però io sono comunque che negli anni passati, nel senso, le prenotazioni sempre esaurite, insomma, c'era una maggiore domanda rispetto magari a quello che si riusciva a fare, ma non si è mai. È difficile su un territorio così vasto. Noi a livello di numeri abbiamo un contatore di passaggi nel lì abbiamo un contatore, poi dopo andare a stimare è difficile. Sicuramente
specialmente con gli ultimi due anni che c'era il Covid. Però abbiamo visto durante il Covid in cui c'erano iniziative appunto o fai da te oppure si doveva stare a casa, abbiamo avuto un boom di accessi alla, sia come visite di visione dei filmati, anche accessi al sito, quindi poi dopo dire se davvero erano, è sempre difficile dire, no, quel passaggio delle biciclette, siamo arrivati, cosa sono 2 anni che ce l'abbiamo, siamo arrivati a 400.000 passaggi qui a Parabiano, andate e ritorno sul canale Villorese. È chiaro che non è che misura il Mulino Day, quando c'è il Mulino Day, quando ci sono altre feste, specialmente il sabato e la domenica, c'è un picco. Intanto sono tutti dati che si possono vedere sul sito, è anche interessante vedere. Durante il lockdown c'è stato un boom importante rispetto a prima e adesso c'è stato un calo, per cui la gente adesso sta ritornando alle vecchie abitudini, andare al lago, andare al mare, eccetera. Durante il lockdown davvero abbiamo misurato, lì erano proprio misure, quindi misurato un boom di presenza sul territorio, a volte anche, come dicevo prima, anche gente nei campi, quindi è non sempre in modo positivo, che insomma, abitudine che è meglio non rivedere. Prego. Poi più o meno le dimensioni del territorio di cui stiamo parlando, se possiamo dire, quindi un'iniziativa che guarda il territorio che è grande. Sono circa 500 ettari, quindi abbiamo una fascia del fiume Olona, nord-sud, quindi da Lignano fino all'Erviano, e poi una fascia che da Parabiago arriva fino a Nerviano lungo il canale Villoresi e prende anche il Bozzente. Abbiamo questa specie di L che prende il territorio, quello che si è salvato dall'urbanizzazione. Poi abbiamo fatto accenno a prodotti a marchio fatto di prodotti, panna, che avranno questo marchio, sono prodotti qui, giusto? Sono prodotti locali, normalmente c'è una denominazione comunale di origine, come nel caso di Parabiago, ci sono dei disciplinari che sono stati realizzati insieme ai produttori e trasformatori, quindi ad esempio l'agricoltore che coltiva il frumento e il panificatore che fa il pane, e appunto questo disciplinare, diciamo, poi viene, ci sono anche dei controlli, testimonio non è un marchio di qualità, è un marchio di provenienza, quindi è della zona. Sì, della zona. Allora, dicevo, c'è il latte, poi abbiamo detto il farro, e galletti di farro, cereali a San Vittorio Olona, a Canegrate mi sembra che hanno anche lì pane, poi ci sono ortaggi, quindi c'è nel nostro sito c'è un elenco di produttori che appunto possono essere contattati. Allora, simbolo del Parco dei Mulini non c'è ancora, sono i vari comuni che hanno fatto queste disciplinari. Sul Parco dei Mulini poi dovremo deciderci, perché sennò se moltiplicano i marchi diventa poi complicato. Una domanda
Che c'è? Che spiega per assenza il al momento non mi pare che lo stiano facendo. Un momento di riflessione, di pausa. Però tornerà ad esserci il video. Con la pubblicità negativa che deriva in modo poco. No, non c'è discorso con quello che è successo. Però, siccome c'era stato anche qualche titolo, diciamo, scandalistico che non aveva niente a che fare, probabilmente una domanda è calata talmente tanto. Per il momento chi lo produceva non ha avuto più modo di farlo. Peccato, perché assolutamente non c'è. Però il fumetto lo fanno, eh? Il fumetto lo fanno e ovviamente c'è anche, visto che nello stesso fumetto non è stato mai fatto nei campi, anche perché poi ci hanno chiesto di fare le verifiche, non sono mai stati prodotti nei campi oggetto dello spandimento di quei fanghi, di quei gessi, scusate. Siamo ancora in attesa di sviluppi che non sono mai arrivati, però purtroppo nel frattempo la pubblicità negativa è stata. Poi non siamo noi a governare il percorso di partecipazione rispetto ai tempi di ciascuno, quindi non è il comune che governa queste produzioni, sono i produttori, hanno pensato di attendere. C'è qualche altra domanda? Bene, quindi se hanno già visto anche il video. No, il video non l'abbiamo visto, però direi che non è il caso di. Le foto le potete usare, magari citate giusto la fonte. Poi troverete anche dei video, scusate se non abbiamo parlato dei video, un video di foto naturalistiche di un naturalista qui di Parabiago, Roberto Repossini, sulla fauna di un'oasi che non è nel Parco dei Mulini ma nel Parco del Rocco, l'oasi Cinin di Parabiago, anche questa gestita attraverso volontariato. Nata anche attraverso volontariato, Legambiente, l'IPU e queste persone che lo stanno gestendo e anche monitorando, e se guardate i risultati sono davvero straordinari, cioè basta l'impegno, non dico piccolo impegno, perché chi coltiva, chi fa le manutenzioni, l'ambiente, tanti altri sanno che non è piccolo, basta l'impegno continuativo e la natura davvero ritorna a vivere in una maniera impressionante. Questo video, un altro video in produzione sui ponti di Mignano, un video, sapete, l'anno scorso Patrizia della Vedova, che oltre a essere collega del comune di Mignano e anche esperta in archeologia industriale, parlerà dei ponti di Mignano come un collegamento per ripercorrere un po' la storia dell'industrializzazione del lungo fiume, entrando anche in città, quindi arrivando anche a quelli che sono le testimonianze del centro cittadino. Ecco, professore, se vuole terminare. Bene, vi ringrazio a tutti e ovviamente aspettiamo la popolazione numerosa a tutti questi bellissimi eventi che frutto della collaborazione e della partecipazione di cittadini, associazioni e degli enti pubblici che coordinano da diversi anni il PLIS dei Mulini. Grazie a tutti. Buonasera.